Sicuramente viviamo in tempi caratterizzati da alta volatilità e da un cambiamento di paradigmi rispetto al passato, in cui è difficile trovare fonti di reddito sostenibili per un patrimonio. Possiamo vedere all'obbligazionario governativo, in cui probabilmente è finito un ciclo trentennale di riduzione dell'inflazione, con contestuale riduzione dei tassi di interesse. E quindi i rendimenti ottenibili per paesi senza rischio di credito sono veramente modesti. Possiamo guardare all'obbligazionario corporate, in cui il livello di spread è interessante, se però guardiamo al livello assoluto di reddito ottenibile è comunque molto basso. È vero che per gli investitori si sono rese disponibili nuove classi di investimento negli ultimi anni, basti pensare al debito dei mercati emergenti oppure all'obbligazionario high yield. Qui però oggi parliamo dell'investimento in titoli ad alto dividendo. È una strategia che è tornata in auge perché ci sono buone prospettive di sviluppo. Se guardiamo il grafico, questo è un grafico che mostra l'andamento del mercato americano degli ultimi 150 anni, è fatto da una società di gestione americana, GMO, e scompone praticamente il rendimento annuale azionario in tre componenti: i dividendi, la crescita dei dividendi e un effetto multipli, un'espansione o contrazione dei multipli, quindi alla fine l'effetto prezzo. Se ora guardiamo alla colonna centrale, è il periodo con cui tutti siamo più familiari, quindi il bull market degli anni 80 e 90, e vediamo che l'effetto espansione, quindi l'effetto prezzi, è sicuramente l'effetto determinante che spiega gran parte del rendimento azionario. Se però ci poniamo in una prospettiva di più lungo periodo, andiamo a vedere il rendimento medio dal 1870 al 2010, vediamo che questo è dovuto in gran parte ai dividendi e alla crescita degli stessi. Se ora osserviamo la colonna di destra, vediamo che la situazione è radicalmente cambiata rispetto agli anni 90, 80 e 90. Ed è interessante osservare che se uniamo quindi gli anni 80 e 90 e la colonna di destra, quindi consideriamo gli ultimi 30 anni, la situazione non si discosta molto dalla media storica. Questa analisi è stata fatta sul mercato americano, però altri studiosi, Dimson, Marsh ed altri ricercatori, hanno provato a vedere, a scomporre il rendimento azionario sui principali mercati mondiali, non so, dall'Australia alla Germania, ad Hong Kong, all'Italia. E la situazione non si discosta affatto da quanto osservato qua. Quindi i dividendi sono nel lungo periodo la fonte principale del rendimento azionario. Un ragionamento analogo a questo è il fatto che a parità di tassazione di dividendi e capital gain, investire in titoli ad alto dividendo su un orizzonte temporale lungo è stato più remunerativo che investire nel mercato stesso. Similmente, titoli che hanno pagato bassi dividendi sul lungo periodo hanno generato un rendimento inferiore a quello del mercato. Perché investire in titoli ad alto dividendo oggi? Quello che possiamo osservare dal grafico, qui vengono mostrati alcuni indici europei, l'analisi è stata fatta sul mercato europeo, e vediamo che considerando gli ultimi 20 anni ed escludendo forse la finestra temporale del 2008, in cui è stato un caso abbastanza di sottovalutazione che si è chiuso in fretta, appunto vediamo che i dividendi sono tornati ad essere interessanti e sono ai massimi degli ultimi 20 anni. Ci si può aspettare un dividendo intorno al 3-4% su questi indici europei. Ma se consideriamo un indice composto solo da titoli che pagano alti dividendi, si può anche costruire un paniere con un 6-7% di dividend yield. Questa analisi vale anche per il mercato asiatico, ma non vale per il mercato americano, in quanto sul mercato americano c'è una preferenza per le società è una diversa forma tecnica di pagamento degli utili agli azionisti ed avviene tramite lo share buyback, quindi non pagamento di dividendi, ma le aziende ri
riacquistano le azioni, riducono il numero delle azioni ed aumentano il valore delle stesse. Comunque, da un punto di vista fondamentale, non cambia. Quali sono le prospettive, dato che ora abbiamo questi buoni dividendi? Le prospettive a livello macro sul mercato azionario sono, diciamo, interessanti. Non, i mercati azionari a queste valutazioni non sono particolarmente sopravvalutati. Ed ad un livello micro, la cosa interessante è che le società siedono su molta cassa e, se consideriamo i dividend payout, quindi quanto dell'utile viene redistribuito agli azionisti, siamo a livelli medio-bassi, quindi c'è possibilità ancora per le aziende di incrementare i dividendi. Quindi, riassumendo, se l'obiettivo è quello di mirare ad una crescita sul lungo periodo di un patrimonio, sicuramente l'inclusione di una strategia ad alto dividendo può essere interessante.